io amo. Le parole, come fossero colori da vestire e linee da tratteggiare, spazi sospesi, da cui cadere a bassa quota, e i silenzi, le mani che in imbarazzo si incontrano al buio di un tavolo troppo alto, gli occhi che fuggono come nel flipper al rimbalzo degli spigoli, e la voce, le voci scalze che sembrano aver freddo, perché a muoversi in terra straniera ci si abitua, ma dopo un po'. Io amo le persone a cui non mi abituo. Mi piacciono gli spaesati, quelli un po' incerti sul da farsi, quelli che per entrare chiedono «è permesso?». Le persone che mi lasciano sulla soglia del loro sguardo vivo, fumante, acceso, teso al divenire, alle cose che restano quando tutto è cambiato. Le persone che non si guardano indietro per insegnarmi com'è che si fa ad andare avanti. Loro pensano che il mio lavoro da contadina sia la semina, mentre io, seduta, raccolgo parole da apparecchiare. Parole posate in fila per accarezzare la fame.